Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Benvenuti, miei cari, alla festa religiosa del nostro santo patrono, l'Arcangelo di Michele. E da stamattina alle 6:30 che stiamo tributando con affetto e viva devozione il nostro amore al santo patrono. Concludiamo con questa celebrazione alla quale sono presenti il signor sindaco, che saluto con deferenza, il comandante, il nuovo comandante, che saluto e do il benvenuto nella nostra comunità di Solofra, comandante della stazione dei Carabinieri, il già conosciuto e voluto bene, il comandante della Finanza, saluto il comandante della Guardia Municipale e tutte le autorità presenti, come saluto e ringrazio il comitato con il presidente e tutti voi che siete qui stasera. Molti sarebbero venuti, ma io ho detto da stamattina che chi aveva partecipato alla messa doveva restare a casa e quindi poteva seguire eventualmente attraverso streaming poi il momento che tutti attendiamo di vedere l'Arcangelo sul portone centrale della collegiata per salutare e benedire la nostra città di Solofra. Quindi grazie per essere qui stasera, grazie per questo momento di fede, questo momento prettamente religioso che abbiamo voluto, nonostante la situazione che stiamo vivendo, tributare al nostro santo arcangelo. Molti dicono: ma non abbiamo fatto la festa. Ma per noi cristiani la festa è incontrare Cristo. In questa settimana ci siamo preparati a questo momento e abbiamo spesso ripetuto con un libretto che vi sarà donato a voi tutti presenti, con San Michele Arcangelo e con tutti gli angeli, le potestà, le dominazioni, noi ti adoriamo Dio. Sì, perché è Lui il Signore. Anche nell'espressione di un canto popolare, t'adoro San Michele. San Michele non deve essere adorato, ma significa quel t'adoro, ti venero, ti voglio bene. Grazie perché tu mi guidi, e noi stasera glielo vogliamo dire all'Arcangelo. Grazie per la tua presenza millenaria nella nostra comunità di Solofra. Grazie Sant'Arcangelo perché sempre hai difeso e sostenuto la nostra città. E quando Naima passate e San Michele ci ha liberato, lo sentirete cantare al momento dell'offertorio a tre voci. Io già ringrazio di cuore il maestro Gagliardi insieme con Mariangela Montone, che hanno insieme elaborato questo canto a tre voci. Noi staremo in silenzio perché ce lo vogliamo gustare, ce lo vogliamo veramente gustare. È l'omaggio più bello che Solofra poteva tributare all'Arcangelo, un canto antichissimo, medievale, dei nostri padri. Poi lo canteremo tutti quanti insieme, perché vi sarà donato questo libretto. Chi già ce l'ha, lo lasci a un altro, mi raccomando, non fate la collezione, perché poi gli altri restano senza, e potete poi seguirlo cantando. Ora chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, delle nostre negligenze, delle nostre cattiverie, perché ci facciamo continuamente cattiverie gli uni verso gli altri, per essere degni di stare in questo momento al cospetto di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Signore, che disponi dei tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'Arcangelo San Michele, nostro patrono, contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre un inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché il Signore ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio,
Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Nella tua grande bontà, rispondimi, O Dio. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Nella tua grande bontà rispondi, mio Dio. Rispondimi, mio Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quanto manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra
senza il volere del Padre vostro. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. In questi giorni abbiamo proprio bisogno di sentircelo ripetere. Non temete, non abbiate paura. Non temere, forse è una delle affermazioni più ripetute in tutta la Bibbia. Qualcuno dice addirittura che è ripetuta per ben 365 volte. Non ne sono sicuro, ma è molto suggestivo però, miei cari, pensare che ogni giorno il Signore ce lo ripeta. Michele, Mario, Giovanni, Maria, non temere. Io sono con te, io sono la tua forza, io sono colui che infondo in te il coraggio. E noi chiamiamo questo la forza della fede. Lui ci conosce, miei cari, sa quali sono le nostre paure. Lui conosce le ombre che si allungano come tentacoli sul nostro cuore per avvinghiarci e mobilizzarci. E quando da questa situazione particolare che continua e continuerà se non siamo prudenti, sono usciti e ne usciranno con problemi seri. Abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di addirittura di psichiatri, abbiamo bisogno anche per chi ha fede di sacerdoti che sappiano ascoltarci e darci forza di andare avanti. Quindi proprio ad hoc la liturgia di questa dodicesima domenica del tempo ordinario, nel Vangelo che è stato proclamato in tutte le chiese del mondo, non abbiate paura, non temete. Il Maestro Gesù ci sussurra nuovamente questa sera, non temere. Il Maestro ci ama, siamo suoi, Dio ci ama, noi apparteniamo a Lui. Nonostante le nostre debolezze, nonostante le nostre cadute, noi siamo di Dio, apparteniamo a Dio. Lui non ci butta via. Voi valete più di molti passeri. Quindi io, con le mie miserie, valgo davanti a Dio. Sì, tu sei prezioso agli occhi di Dio. Ma ho tanti peccati, ho tante miserie. Tu sei prezioso agli occhi di Dio. Dio nonostante tutto ti ama. Dio nonostante tutto pensa a te. Ci avverte il Signore quest'oggi. State attenti. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E i lupi più feroci, sapete chi sono? Sono quelli che si travestono da pecore, che belano per attirare la nostra attenzione e poi ci divorano senza pietà. Sapete noi come traduciamo questo in dialetto? Una faccia bella rananza e poi da dietro ti infilza. State attenti, dice il Signore. Per questo dobbiamo essere prudenti come serpenti, senza perdere la semplicità delle colombe. Tutto questo lo leggiamo nel Vangelo di Matteo. E il Vangelo di Matteo
in questa settimana di preparazione ci ha scosso. Chi è venuto, ed eravamo parecchi, è la prima volta che mi è capitato in 11 anni di parrocato qui a Solofra, avere al San Michele di giugno, diciamo, perché abbiamo il San Michele di settembre, il San Michele di maggio, per dirlo al nuovo comandante, di vedere tante persone alla corona di adorazione. Questo libretto che stasera ve ne farò dono a voi presenti, tenetelo gelosamente, è molto bello, è veramente qualcosa di unico, adorare Dio insieme con il nostro arcangelo Michele. Il Signore, sapete, ci vuole saldi nella fede e avvinghiate alla parola di vita. Quanta forza ci ha dato la parola nel tempo, dove non abbiamo potuto celebrare l'Eucaristia. Molti, venendo da me, mi hanno detto: Don Mario, era un appuntamento la mattina alle 7 con il Santo Padre e il Papa. Quanti insegnamenti ci ha dato con le sue omelie. Quanta preghiera. E voi pensate, il Signore forse ha permesso perché noi riscoprissimo la preghiera. Non ce ne dimentichiamo presto, però, della bellezza anche del rosario. Chi non ricorda il cardinale Comastri? Lo conoscete chi è? Ogni sera ha recitato il rosario nella Basilica di San Pietro, alla vigilia della festa della mamma, quando ha ricordato la mamma, e vedere un cardinale nella sua età matura piangere ci ha commosso, ci ha toccato il cuore. È un uomo di Dio, è un uomo dove si vede la presenza di Dio nella sua vita. Il Signore ci vuole quindi saldi nella fede, ci vuole avvinchiati alla parola di vita, ci vuole testimoni. Avete ascoltato? Quello che avete ascoltato all'orecchio, predicatelo dalle terrazze. Perché sapete, nel mondo orientale non esistono tetti, ma esistono terrazze. La gran parte delle case hanno una terrazza. E quindi Gesù usa questo linguaggio. Noi finora abbiamo tradotto dai tetti, perché noi usiamo i tetti. Ma io arrampicarmi su un tetto per annunciare il Vangelo mi è un poco pericoloso. Invece dal terrazzo e da questo luogo liturgico, posso annunciarvi Gesù Cristo e il Vangelo. È bellissima questa immagine delle terrazze. La sua parola non può restare chiusa ad ammuffire nelle sacristie. Papa Francesco continuamente ci invita ad uscire per incontrare una chiesa in uscita, anche se siamo una chiesa da campo. E sapete cosa significa? Abbiamo riflettuto su queste espressioni del Papa. Dobbiamo uscire dai nostri profumati, profumo d'incenso, nascondigli, e metterci in gioco con la nostra testimonianza, soprattutto di carità. E tanto si è fatto e tanto ancora si farà per essere testimoni di carità. In un momento difficile, ma che si prevede ancora più difficile dal punto di vista economico, siamo chiamati a fare dei sacrifici, a fare delle rinunce. Si parla tanto di evangelizzazione e va bene, ma forse abbiamo dimenticato che il Vangelo vivo, che il Vangelo è vivo e vuole stare in dialogo con gente viva, che lotta, ama e soffre, spera, piange, progetta e sogna. Noi siamo Vangelo nella misura in cui con la nostra vita annunciamo il Vangelo. Non possiamo con la bocca dire siamo cattolici e poi non viviamo da cristiani cattolici.
quanti tra noi non posso dire di essere sacerdoti di Cristo e poi condurre una vita non sacerdotale, essendo di scandalo alla comunità. Meglio per me, dice il Signore, mettermi una pietra al collo e buttarmi in fondo al mare. L'avete letto questo nel Vangelo? È duro il Signore. Il Vangelo non è una bella idea o una filosofia di vita. Assolutamente. È una storia d'amore da raccontare. Il Vangelo è un corpo, è il corpo vivo di Gesù. E noi siamo il corpo mistico di Cristo. Noi dobbiamo essere il Vangelo vivente. E Dio, quando ci ha dato questo compito, ci ha dato anche gli aiuti necessari per poter svolgere questo compito. E ci ha dato anche chi ci protegge, chi ci accompagna, chi ci preserva. Abbiamo cantato in questi giorni un canto nuovo. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Quindi il Vangelo, ricordatelo, è il corpo mistico di Cristo. Siamo noi Chiesa e lo saremo sempre di più nella misura in cui non solo lo ascoltiamo, ma lo meditiamo e lo viviamo e diventiamo i testimoni del Vangelo. Il Vangelo ci mette in comunione con il Padre, perché non esiste vita cristiana senza la relazione con Dio. Ecco perché è importante l'Eucaristia domenicale, perché è il momento della relazione con il Signore. A tanti di noi è mancata l'Eucaristia domenicale, perché vuol dire che la viveva, ma a tanti non è importato niente, anzi. E ci manda questa relazione con Dio verso i fratelli, perché si scoprono figli amati. E sapete quando i nostri fratelli si scoprono figli amati? Quando noi gli manifestiamo e testimoniamo il nostro amore. Quando noi li accogliamo, li accompagniamo, li serviamo. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Questo è il Vangelo vivente. E allora San Michele sembra dirci stasera: coraggio, non abbiate paura. E mi sento nell'orecchio la voce di San Giovanni Paolo II: coraggio, aprite le porte a Cristo. Lasciate vivere Cristo, spalancate le porte della vostra vita al Signore. Vivete il Signore e annunciatelo con la vostra vita. E non dimenticate mai, Dio è con noi, sempre. Dio è con noi e ci ama sempre, nonostante la nostra miseria, nonostante le nostre cattiverie, ed è sempre pronto a perdonarci quando noi gli manifestiamo la nostra richiesta di perdono. Amen. Buona festa. Che Dio viva nella vostra vita, porti alla nostra comunità ogni benedizione tramite l'intercessione dell'Arcangelo, e il momento in cui l'Arcangelo verrà sul portone centrale della Collegiata è un momento di emozione, ma anche un momento di grande benedizione alla nostra città. Credo in un solo Dio, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crede nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crede la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetta la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, riuniti qui insieme nella celebrazione della festa religiosa di San Michele Arcangelo e di tutti gli spiriti celesti forti della loro intercessione presso Dio per il suo popolo, a cui non cessano mai di venire incontro e in aiuto, preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, o Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché con l'aiuto degli angeli sappiano custodire il gregge loro affidato e lottino strenuamente contro ogni insidia del male, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché ascoltando le ispirazioni degli angeli, gli uomini ancora avvolti nelle tenebre dell'errore ritrovino il cammino della fede e della salvezza eterna nella luce della verità cristiana, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché gli angeli assistano specialmente i malati e quelli che in qualsiasi modo sono afflitti dalla sofferenza fisica e morale, affinché tutti ne abbiano conforto, fiducia e aiuto, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché per la valida intercessione degli angeli impariamo a compiere in terra la volontà del Padre Celeste, così come essi la compiono in cielo, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per questa nostra comunità, per i nostri cari e per quelli che si raccomandano alle nostre preghiere, affinché per l'intercessione degli angeli, da Dio deputati a nostri protettori, possiamo trionfare sempre di tutti gli assalti del demonio e degli ostacoli che in qualunque modo si incontrano ad ogni passo nel pericoloso deserto di questo mondo e soprattutto al momento della nostra morte, ed essere presentati all'Altissimo e da Lui ricevuti come l'incenso in odore di suavità. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Dio onnipotente ed eterno, che oltre le realtà visibili hai voluto creare gli angeli, realtà invisibili, concedi a noi, per la loro intercessione, che superando le insidie del male possiamo aggiungere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Silenzio adesso, ascoltiamo questo antico canto all'Arcangelo. Grazie.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti siano gradito, Signore, i doni che ti offriamo in questa solennità del tuo beato Arcangelo Michele, nostro patrono, e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questo tuo messaggero, l'Arcangelo Michele, nostro patrono. Esaltiamo la tua bontà infinita. In Lui, Spirito Beato, tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria e al loro canto si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Noi ti adoriamo, Signore. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signore, aiutaci ad essere Vangelo vivente. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della
vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i nostri cari defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, l'Arcangelo San Michele, nostro patrono, San Luigi Gonzaga e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scannetto, riportatelo qui, se no si crea confusione. Lo scannetto dove sono i libri.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo. La avversità sarà.
sotto l'altare, qui davanti all'altare. Sì, lo segno Togger lo dirà. Preghiamo. Fortifico Dio il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal beato arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Qui. Va bene così. Adesso diventa un momento difficile. Se obbedite, le cose vanno bene. Tutte le persone che stanno al centro rientrano nel banco gentilmente. Distanziata dall'altra persona, no, la sedia lasciatela dove sta. Adesso alcuni di buona volontà prenderanno le sedie e le porranno al lato nelle cappelle laterali. Avanti, degli uomini di buona volontà. Shh, non vi muovete, non vi dovete muovere dalla collegiata, perché voi vedete San Michele qui in collegiata, gli altri lo vedono fuori. Voi siete stati fortunati, gli altri no. Quindi non vi muovete dalla collegiata. Lo vedete uscire, lo vedete entrare. Potete prendere il libretto a pagina 15, dove c'è l'antico canto, e ora tutti potete cantare questo canto. Qual è questo? Questo qual è? E poi c'è quello di fuori. Benissimo. Prima la benedizione, perché poi molti, ecco, andranno via. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Michele, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Chi seguirà San Michele? Il sacerdote, preceduto dalla croce e dai candelieri, subito dietro la statua di San Michele il signor sindaco, il maresciallo e il comandante della finanza e il comandante dei vigili urbani. Tutti gli altri resteremo qui. Bene, e il confalone. Il confalone va portato. Adesso io dico prima la preghiera all'arcangelo e poi ci sarà il canto. San Michele Arcangelo, e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Dio onnipotente e sempiterno, che con prodigio di bontà e misericordia per la salvezza degli uomini hai eletto principe della tua Chiesa il glorioso San Michele, concedici mediante la sua benefica protezione di essere liberati da tutti i nostri spirituali nemici. Nell'ora della nostra morte non ci molesti l'antico avversario, ma sia il tuo arcangelo Michele a condurci alla presenza della maestà divina. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. Termine, rivolgiamo ancora una volta i nostri cuori al nostro santo patrono e con confidenti esprimiamogli i nostri desideri. Arcangelo Michele, anche quest'anno i tuoi figli si stringono a te, facendo il nostro compagno, condividendo con noi le nostre ansie,
i nostri dolori, le nostre gioie, le nostre preghiere. Nelle mani riponiamo ogni nostro desiderio, il desiderio della madre di famiglia, chiedendo aiuto per i loro figli e per il loro di genitori. Benedici e benedici le nostre famiglie, a te mi affido, perché solo a te possono trovare speranza. I nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, a te sono giunte le lacrime delle persone sole, anziane, degli ammalati, di coloro che nella loro vita stanno vivendo il dramma di una persona cara venuta a mancare. Le loro lacrime, il loro dolore, la loro sofferenza a te non sono sconosciute né estranee. A te sono giunte le lacrime di tutti, tutti in questi giorni ci siamo rivolti a te. Sii per noi la stella luminosa che ci indica il cammino. Sii per noi la vita che ci conduce a Cristo. Sii per noi, padre, fratello, amico. Rivolgi i tuoi occhi su Solofra, anche quando Solofra non li rivolge a Cristo Gesù e a te. Possa sperimentare il tuo amore di protettore. Possa ciascuno di noi trovare rifugio e soccorso in te. Tendici la mano, Michele, prendi la nostra mano e conducici a Gesù Cristo. Amen. Rendiamo gloria al Signore, gloria al Padre e allo Spirito Santo. San Michele, Arcangelo, trono. San Michele, Arcangelo, nostro patrono. Di nuovo il canto tradizionale. Adesso c'è la svestizione dell'oro. Chi vuole fermarsi siede al suo posto. Chi vuole andare via può andare via.
tavolo.